Siamo di ritorno ed è come se avessimo una gigantesca ghigliottina sopra la testa. Nessuno può dire quando calerà. Ma chi è la donna che abbiamo preso? Non apre bocca. Sorride, come a dire so qualcosa che voi non sapete. Pensare che la trovavo divertente. Forse avrei dovuto aspettarmelo. Lei stava cambiando, io non cambiavo con lei. Ma non me ne rendevo conto. Non riesco davvero a trovare una spiegazione, una motivazione. Era una patriota. Aveva sempre seguito le orme dei genitori, entrambi agenti della CIA. Erano i suoi modelli, credeva nella missione. Non li avrebbe mai delusi. Cos'è che mi sfugge? Perdono soltanto tempo. Quella non dirà un bel niente. Porta pazienza. Ehi, c'è un problema. Arro alla bocca chiusa? Che sorpresa. Ha qualcosa impiantato nell'avambraccio, un congegno. Per Felix è una specie di tracciatore. Sanno che siamo qui? Dobbiamo presumerlo. Allora andiamocene. La porteremo altrove. No, non c'è assolutamente tempo. Dovremo difenderci qui. Se Pantheon la vuole, ci affronterà sul nostro territorio. Prima però dobbiamo convincerla a parlare. Dubito si aprirà con noi. Ci penso io, ho qualcosa che potrebbe aiutare. Mi serve solo un po' di tempo. Niente in contrario, Marshall. Giusto? Fa pure. Noi intanto iniziamo a fortificare il rifugio. Se hai lasciato qualcosa in sospeso qui, è il momento di chiudere. Appena inizieremo con Arrow, ci aspetta una cosa lunga. Ci siamo quasi. Ovviamente non abbastanza. Al suo arrivo a Langley, Arrow era molto promettente, ingegnosa, intelligente, ambiziosa. Ho provato a farle da guida in quei primi anni, forse non ero la persona giusta. Beh, di sicuro l'ha aiutata a fare carriera. Tolto Livingston, nessuno ha più potere decisionale nella Special Activities Division. Il nome ufficiale è fenosorazina, o separazione per MK Ultra. Ce l'ho da un po'. Spero non abbia una data di scadenza. In molti casi frammenta la psiche del soggetto, una forma di schizofrenia indotta. Cercheremo quella parte di Arrow disposta a parlare con noi. Non chiedere.
Inizieremo presto. Usa la bacheca quando vuoi portare Arrow qui. Questa non è una scienza esatta. Sopravviverà? Probabile. Questo è davvero necessario? Qui siamo 5 e mezzo contro 1. Ma senti questa stronza. Basta stronzate. Voglio sapere tutto su quell'arma biologica. Non farci incazzare. Non sarebbe più divertente. Jane, per favore, ok? Sei meglio di così. Wow, ti sei proprio rammollito. Abbiamo fatto le nostre scelte, Troy. Io porto avanti la mia, e tu? Rivoglio la vecchia te. Vediamo se è ancora là dentro. Jane. Mi senti? Che succede? Adler la chiama separazione. Rilassati. Rilassarmi. Sono... Troy. Dimmi, cosa c'è? No. Ti prego, no. Jane. Non voglio farlo. No. Provare, però non farei mai una cosa del genere. Dove ti trovi adesso? È successo qualcosa. A casa tua, cosa vedi? Mamma? Papà? Jane, tesoro, ascoltami. Non è niente, è solo un piccolo incidente. La mamma vuole che resti in camera tua. Perché hai una pistola? Jane, mettiti sotto il letto e restaci più a lungo che puoi, capito? Come se giocassi a nascondino. Io non voglio. Jane, ti prego, va sotto il letto, ok? Resta sotto il letto. Ti voglio bene. Anch'io, mamma. Ricordo d'infanzia. Tua madre era in pericolo. Sì. Perché ti è tornato in mente proprio adesso?
Questo non l'ho mai dimenticato, Troy. Mi ha resa ciò che sono, che ero, o che sarò. Io non ci capisco niente. E la culla? Questo nome ti dice qualcosa? Forse c'entra qualcosa il mio specchio. Il tuo specchio? Sì. Qualcuno che sa. Dentro c'è qualcuno che sa. Non ti permettere, cazzo. Non devi raccontargli niente. Io devo sapere. Chiudi la bocca! Taci! Jane, tutto ok? Sono in un altro posto. Devo riparare lo specchio, rimettere insieme i pezzi. Se un frammento vuoi trovare, i numeri giusti devi indovinare. Se questi tre numeri scoverai bene in fila, tu li metterai. Quando ero piccola, mia mamma mi faceva fare delle cacce al tesoro. Adesso dove sei? Qui. Sono a Vorkuta. Vorkuta. Ci sei stata di recente? È lì che hai lavorato sull'arma biologica. Poi dove è stata portata? Non me lo ricordo. Sono arrivati in compagnia. Conta gli ospiti, raddoppia e via. Tu che prendi un tè in compagnia? È tutto vero, Troy. Ma non durò molto. Molti si rifugiano in un mondo immaginario dopo un trauma. Per me è stato l'opposto. Per il tè sono arrivati in compagnia. Conta gli ospiti, raddoppia e via. Lavora sodo più di prima. Con un voto alto arriverai in cima.
tuoi erano molto esigenti, me lo ricordo. Erano fatti così. Severi ma giusti. Sono cose che ti formano il carattere. Avevo 9 anni quando mio padre è tornato dal Vietnam. Devastato. Mi ha segnato, posso capire. Che sia vero. Contali tutti, poi partenza e via. Trofei, meno stemmi e vittoria sia. Mia mamma amava le brezza della caccia, di risolvere enigmi. Adesso si capisce da chi hai preso. Per questo ho adorato averti con me per tutti quegli anni. Manca anche a me, Troy. Lavora sodo più di prima. Con un voto alto arriverai in cima. Contali tutti, poi partenza e via. Trofei, meno stemmi e vittoria sia. Frammento. Ne mancano 2. Facciamo progressi, Troy. Hai scoperto altro? Ci sono quasi. Ci siamo. Jay. Mi aveva detto di restare sotto il letto. Ho disobbedito. Jane, no! Tornerò a prenderti, ok? Ok. Shh, devi essere forte, ok? Sì, forte. Non me l'avevi mai detto come erano morti. Era una cosa che mi tenevo per me, Troy.
nuovo altrove. Conosco questo posto. È un laboratorio. Qui hanno qualcosa. Pantheon ha rubato un'arma biologica da un laboratorio americano. Ricordi? Sto iniziando a ricordare. Stai bene? Sì, c'è un frammento di specchio sopra di me. Trovalo, così potrai sbloccarti e avere quelle risposte. Stai collaborando con loro? Ah, l'ascensore è spento. Sembra sia collegato a diversi generatori. Yeah! Tu non gli devi niente, questo lo sai, vero? Un altro. La droga che ci hanno dato perderà effetto. Tornerò. Cos'è stato? Niente. A Troy non interessa niente di te. Ti sta sfruttando. Come va? Hai scoperto dell'altro? Ci vorrà del tempo, Troy. Yeah.
l'ascensore funziona. Abbiamo lavorato tanto per questo. Stai gettando tutto al vento. Ci siamo. Hai preso quel frammento? Manca poco. Si può essere più stupide? Perché aiutare chi ci ha rovinate? Troy farebbe lo stesso per me e anche gli altri. Allora non ricordi proprio niente, eh? Abbiamo voltato pagina. Lasciami in pace. Questo istante lo avrei compreso solo anni dopo. Pantheon è qui. Già. Intrusioni multiple nel perimetro nord. Merda. Stiamo facendo progressi con Jane. Sta collaborando. Non possiamo fermarci. Woods, devi continuare tu. Scopri quello che sa. Noi penseremo al resto. Salutatevi da parte mia. Sev, sigilla la sala. Ascoltate, dobbiamo dare tempo a Woods. Finché possiamo. Se non avrà qualche risposta da Arrow, tutto questo, ogni nostro sforzo, sarà stato vano. Non so voi, ma io non mi accontento di un trafiletto nei libri di storia. Li voglio pronti. Accogliamo gli ospiti come merita. Tutti voi, con me. Sev, Adler, Felix, un po' di più. Case, se vuoi mettere altri esplosivi oltre il muro, questo è il momento. Felix, sei pronto a tutto? Sì, usiamo le maniere forti. Ben detto. Case, torna indietro. Pantheon in arrivo. Hanno lanciato fumogeni, tutti pronti? Devono avvicinarsi al rifugio.
lato sinistro. È un buon giorno per morire. Sì, ma per loro. Soprattutto per loro. Così. Sulla destra della strada! Cecchini, sul crinale! Arriva un corazzato! Indietro! Mettiti al riparo sul patio! Ace, ripiega! Gate, prendi un lanciamassi! Arriva un corazzato! Indietro! Mettiti al riparo sul patio! Ace, ripiega! Ace, prendi un lancio! Sento arrivare un elicottero. Woods, sta parlando? Credo che stia cedendo. Arrow. Arrow. Sono qui. Resta con me. Andiamo avanti. Sì. Hai una situazione incasinata in famiglia. Ho capito. Ma voglio risposte. Ora! Ci provo. Sforzati! I tuoi amici bussano alla porta. È tutto collegato. Gli omicidi. I killer. Che mi dici del killer? Ci sto arrivando. Entrare nella CIA era il mio sogno. Come i tuoi genitori. Il tuo sogno era vendicarti. Volevo voltare pagina.
Avanti. Langley mi ha accettata. I giornali, la polizia, la zia e lo zio dicevano tutti la stessa cosa. I miei genitori uccisi in un banale furto in casa. Succede più spesso di quanto immagini. Non so perché, pensavo che si sbagliassero. Forse adesso, anni dopo l'inizio della mia carriera, le promozioni, forse adesso potrei sapere la verità. Cos'hai scoperto? Nessuno sapeva niente degli omicidi. Così negli anni ho cercato in tutti gli archivi a cui avevo accesso. E quando sono arrivata a quello dei segreti più scottanti, i loro dossier non c'erano. Credi che la CIA ti stesse nascondendo qualcosa? Posso continuare io. Certo che nascondeva qualcosa, Woods. Altrimenti non sarebbe la CIA. E tu? Sei debole e ingenua. Al contrario di me! La droga perde effetto, Jane. Tra poco si tornerà a fare a modo mio. Devo andare nel mio ufficio. Cosa speri di trovarci? Furba la ragazza. Ho ancora l'arma. Questo non è il tuo forte, eh? Cosa mi stai nascondendo? Cosa stai complottando? Mi spieghi del tuo ufficio? Troy era la mia ancora in quei giorni. Ero smarrita, persa. Lui non lo sapeva. Mi chiedevo come avrei potuto tirare avanti. E poi... una speranza. Qualcuno era arrivato dove io non ero mai riuscita. Chi? Avanti. Guarda cosa c'è sul dischetto.
Pantheon. Avevano copie dei registri sui miei genitori con ogni dettaglio, anche sull'operazione che li aveva uccisi. Era stata ordinata dalla CIA. Rapporto. Bersagli eliminati. Nient'altro? Negativo. Qui abbiamo finito. Era Adler. L'uomo che ti ha presa sotto la sua ala. Adler. Cazzate. Se così fosse, i tuoi genitori erano agenti infiltrati. O peggio. Mai! Tanto da uccidere i suoi membri migliori. È manipolazione. Ti hanno riempito la testa di balle. Conoscevano il tuo punto debole. Parli come un vero fanatico. Tu non sei niente senza la CIA, Woods. Pantheon mi ha accolta. Mi ha mostrato la sua visione per l'agenzia. Che cazzo vogliono, Arrow? Questo momento segnerà la storia, Woods. Gli Stati Uniti stanno per diventare l'unica superpotenza planetaria. Credi davvero che un'agenzia così corrotta, così decadente come la CIA, possa reggere le sorti del mondo che verrà? Faremo in modo di impedirlo. Dopo averne studiato per molti anni sia le virtù che i vizi dall'interno, Pantheon subentrerà non appena l'attuale dirigenza sarà spazzata via, sepolta da accuse infamanti e più che meritate. Ti sei bruciata il cervello. L'America dovrà fare i conti con la realtà. La CIA non riesce neppure a proteggerla da gente come Saddam Hussein e la sua nuova terribile arma. Un attacco sotto falsa bandiera? Non ci cascherà nessuno. Crederanno a qualsiasi storiella che confermi le loro convinzioni. Questa è la parte più facile. E se fosse stato qualcun altro a uccidere i tuoi genitori? Magari è stato proprio quel cazzo di Pantheon. Eri piccola. Puoi davvero fidarti dei tuoi ricordi? Bersagli eliminati. È così. Come puoi esserne sicura? Bersagli eliminati. È così e basta. Non è stato Adler. Sei così confusa. Alle stelle.
sei sempre più debole. Qui sono l'unica persona reale. Vedi di non farmi brutti scherzi, Aro. Non mollarci. L'ultimo frammento. Dimmi il piano di Pantheon, Arrow. Dove hai mandato la culla? Manca poco. Lo specchio è quasi integro. Non puoi cambiare il tuo passato. Arrow! No. Stai bene? Perché non capisci? Non puoi battermi. Sei parte di me. Saremo sempre insieme. Fino alla fine. Arrow! Marshall, la perdiamo! Questa non è un'opzione. Andiamo duro! Sono dappertutto! Ehi, due Adler, andate al cavallo! Attivate quelle torri! Tornate verso il rifugio. Woods, che sta succedendo? Arrow è incosciente. Facciamo di svegliala. Fuori.
Negan, prepararsi! A terra. Ce l'abbiamo fatta! Spedito all'altro mondo! Marshall, temo siano dentro! Merda! Tutti dentro al rifugio! Adler, Sam, Ben, aggiratevi sulla destra! Case, con me! Gas, occhio! Nemico di sopra, terrazzo! Finiscono mai. Dobbiamo bloccare gli accessi. Potrei far saltare il ponte. Dovrebbe bastare un po' di C4. Fallo. Non devono toccare Arrow. Hanno un fuciliere. Fallo fuori. Avanti. Felix deve arrivare al ponte. Levati da
stato meglio. Parla per te. Allora io vado. Aspetta, non è sicuro. Ho aspettato troppo. Sgombra quel ponte. Portalo via da lì! Intenzione di usare la culla. Non ricordo. Devi farlo. Lei è... perdo il controllo. Combatti. Devi resistere ancora per un po'. Lo specchio è intatto. Posso vedere dentro? Cosa c'è nello specchio? Avalon. Quindi colpiranno Avalon? No. Avalon è dove mi porteranno, quando sarò libera. Lì abbiamo pianificato tutto. Ci serve la culla. Lasciami fare. La tua realtà sta crollando. Tieni duro. Lo senti che stai svanendo, Jane? Presto sarai solo un ricordo, come tutto il resto.
lasciami fare. La tua realtà sta crollando. Tieni duro. Questo già lo sapevo. Noi ti porteremo al sicuro. E come pensate di riuscirci? Tieni duro, Aro. Devi insistere. Washington, palazzo del Campidoglio. Stanno aspettando solamente un mio ordine per usarla. Porca puttana. È a 5.000 miglia da qui. È tremendo. Chiunque si trovi intorno al Campidoglio sarà infettato. Perché? Perché la testa di Livingston cadrà per una simile falla nella sicurezza. L'incapacità di fermare un attacco diretto alla capitale, usando addirittura un'arma biologica finanziata dalla CIA. E qualcun altro prenderà il suo posto. Tu. Io. Così Pantheon controllerà l'organizzazione da cui è stato estromesso. Sto svanendo, Frank. Dovete fermarli. Fermare me. Abbiamo un'ultima carta da giocare. Dammi buone notizie. Lacula e Washington, palazzo del Campidoglio. La useranno dopo aver preso Arrow. Porca troia. L'ho fatto sapere a Livingston. Vediamo se il bastardo finalmente ascolterà. Ho capito. Cazzo, si va. Boots! Boots! Cazzo! Lo voglio vivo.
triste vederti così, Woods. Ce l'hai messa tutta. Ma ormai non conti più nulla. Vaffanculo! Darò l'ordine una volta in volo. Sta tranquillo. Presto smetterai di soffrire. Mi serve aiuto! Felix, tu! Via! Sopravviverò! Sev, resta con lui! Dateci fuoco di copertura! Adler, Case, con me! Vai, Case! Ce la caveremo! Penso io a lui. Case, andiamo! Dammi una mano! Ce l'ho sotto tiro! Case! Lei non deve fuggire! Pensaci! Vai! Vai! Uccidi! Yeah.
con la tua vera natura, Case. Sei un prodotto della culla. Tu devi tutto a Pantheon. Distruggerò la culla. Grazie di essere qui. Ci aspettano medaglie o scarpe di cemento? Nessuna. Ma posso iniziare con le scuse? È il minimo. Non so come abbiate fatto, però mi rendo conto che avete scongiurato una delle peggiori catastrofi dei nostri tempi. Allora ci rivuoi con te? Qualcosa del genere. Ho la vostra fiducia. Questo si vedrà. Al momento avete qualcosa di molto prezioso. L'anonimato. Vi muovete nell'ombra. Ma davvero? Siamo sempre stati nell'ombra. Ma mai così? Avete una libertà d'azione senza precedenti. Ci servite, Woods. Tutti quanti. Posso darvi quello che volete. Nuove strutture, risorse, denaro, anche nuovo personale. Tutto in via non ufficiale. La guerra fredda non era finita. Nessuno ha più bisogno degli... com'era? Sceriffi globali. Sì. La guerra fredda è finita, ma il mondo non è mai stato così pericoloso. La natura del nostro nemico è ancora ignota. E cosa ti aspetti che facciamo? Quello che fate sempre. Proteggere tutti noi. Anche senza Arrow, Pantheon è un pericolo. Vi voglio di nuovo ad Avalon. Restano una minaccia. Esatto. E anche peggio. Il complotto che ha portato Arrow in Pantheon si annida ancora tra noi. Pensavamo di essercene liberati. Invece, non era affatto così. Talking back, I'm talking back, I'm talking back, I detonator.